Buonasera e bentrovati con Attenti a quei due, nuova puntata, come al solito i riflettori puntati sulle attività dell'amministrazione comunale, sui fatti più importanti, rilevanti della nostra città, con approfondimento naturalmente sui temi anche di estrema attualità, un focus soprattutto sulla politica locale alla luce di alcuni avvenimenti di cui adesso vi racconteremo. Innanzitutto do il benvenuto al mio collega a Rosario Solaci che mi Ciao Mario, buonasera a tutti i accompagna, telespettatori. buonasera ancora, che mi accompagna in questa trasmissione che ormai è diventata punto di riferimento per quanto riguarda l'approfondimento giornalistico-politico del nostro comune. Oggi apriamo la puntata che è ricca davvero, ve lo anticipo, di tante notizie, di tanti avvenimenti che si sono succeduti in questi ultimi giorni. Apriamo con un'emergenza ambientale che riguarda in questi giorni il torrente Macchia. Abbiamo seguito in queste I settimane lavori. l'evolversi dei lavori, i cantieri per l'interramento di una tubazione di oltre 150 metri, perché c'è stato un problema, lo ricordiamo ancora, relativamente allo sversamento di una ingente quantità di liquami fognari. Ora, a quanto pare, ci sono altre notizie, Sì, non proprio esatto, positive. c'è una notizia che adesso ha a che fare in qualche modo ancora con il torrente, ma è notizia freschissima di queste ore, perché proprio mentre quando la ditta incaricata dal comune stava effettuando i lavori che sono ancora in itinere, che si completeranno comunque nel giro di una settimana e mezzo, c'è stato un intervento del Corpo Forestale di Giarre, Questa è una di cosa preoccupante. molto preoccupante, innanzitutto anche per la vastità di questa discarica. Occupa, pensate, oltre un ettaro di terreno, quindi veramente importante come Un dimensione. E poi inquinamento l'inquinamento notevole. ambientale che ne deriva, ma soprattutto anche problemi di carattere di protezione civile, di smaltimento delle acque meteoriche in occasione di intense piogge. Sappiamo che spesso il torrente va in piena e quindi Certo, facile c'è una immaginare, discarica nella parte del mare, esatto, è certo. facile immaginare quali potrebbero essere i danni nel caso in cui questi materiali ingombranti, abbandonati, dovessero essere trascinati dalle acque torrentizie, si potrebbero anche tracimare e comunque inquinare in ogni caso il mare, già che il torrente, come sappiamo, poi sfocia nella zona di Sant'Anna e quindi con tutti gli Certo. effetti del caso. Ora il problema è anche un altro, cioè ci sono materiali che sono altamente nocivi, a parte i tantissimi i pneumatici che ci sono lì abbandonati, ci sono anche materiali di scarto che provengono da carrozzerie, quindi ci sono anche liquidi infiammabili. Ci sono scarti edili di ogni tipo, arredi in disuso, ma anche elettrodomestici in abbandono, pezzi di auto. Insomma, c'è La veramente una situazione varietà incredibile di rifiuti particolarmente grave. importanti che rientrano in una precisa categoria. Da qui l'intervento della Forestale che ha trasmesso alla Procura di Catania una notizia di avvenuto reato, una notizia di reato per quanto riguarda il tema ambientale, e questa attività della Guardia Forestale, del Corpo Forestale di Giarre, peraltro abbiamo anche appreso, rientra in un dispositivo della Prefettura di Catania per arginare il fenomeno dei roghi inquinanti. Sappiamo che spesso questi rifiuti vengono poi incendiati, Bruciati, 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 fenomeno che poi avviene che è un anche. ulteriore motivo di preoccupazione Esatto, perché fenomeno l'aria. che si ripete anche e soprattutto ciclicamente durante il periodo estivo, ancorché con il caldo magari c'è anche l'autocombustione, quindi questi materiali poi sprigionano una colonna di fumo denso, altamente nocivo, Occorre anche una inquinante. vigilanza sulle discariche, credo che abusive Esatto. che ci sono Ora, nella nostra città. qui la questione è molto delicata perché le competenze sono diverse e variegate. Abbiamo il comune da un lato, l'ex provincia di Catania, ma anche il Demanio, quindi in questo caso il Dipartimento Fluviale. Sono stati tutti interessati, chiamati in causa dal corpo forestale, ma in questo ultimo anno e mezzo, due, nessuno è intervenuto, perché ricordiamolo, questo intervento della forestale non è il primo, ma è l'ultimo di una serie, perché l'ultimo è stato la scorsa estate, ad Come sempre, un agosto. palleggiamento di Esatto, e non responsabilità ha sortito alcun effetto. Adesso e pare che le invece. competenze sono al limite. Esattamente, quindi c'è un rimpallo di responsabilità che è davvero mortificante, però a quanto pare questa amministrazione pare abbia risposto in maniera decisa,
giacché è stata emessa una ordinanza ieri dal sindaco che come dire, dispone che la quarta area del comune intervenga fattivamente, esatto, con un sopralluogo, quindi con la rimozione di questi detriti, di questi materiali altamente tossici e inquinanti. Il sindaco ha rotto gli indugi, è intervenuto, ha fatto bene, credo, sì, sì, che è nelle sue facoltà, nelle sue potestà. Assolutamente. Dicevamo che nel torrente Macchia proseguono invece alla Clemente i lavori per l'interramento della nuova tubazione che sostituisce quella che si era invece occlusa nei giorni scorsi, anche a causa del furto delle botole in ghisa che coprono praticamente i cosiddetti pozzetti di ispezione della tubazione fognaria. Il sindaco per la seconda volta ha effettuato una ricognizione sul posto con un funzionario del comune, l'ufficio acquedotto, ed è andato lì per verificare quanto sta accadendo e soprattutto verificare anche lo stato di avanzamento dei lavori. Vediamo e sentiamo il sindaco e il suo supporto tecnico che ha effettuato, come diciamo, questa seconda ricognizione nel torrente Macchia. Abbiamo già messo un bel tratto di tubazione, siamo a circa più o meno metà del percorso, stiamo mettendo i pozzetti a distanza di circa 30 metri ciascuno. Ho riscontrato, quando abbiamo fatto il primo sopralluogo, quando è ispezionato tutta la condotta, che mancavano tutte le botole di ghisa che erano state trafugate. Esatto, quindi trafugate. Ora stiamo pensando, anziché mettere le botole di ghisa, di mettere delle botole in cemento in modo tale che per quanto possibile si eviti il problema della trafugazione. Questo va. Per il resto i lavori stanno procedendo, il tempo si sta dando bene, favorevole, non stiamo perdendo tanto tempo. Sì, sono ritornato dopo quasi una settimana dal precedente sopralluogo, sapendo che i lavori stanno procedendo anche bene. Sono assieme al tecnico geometra Patanè, sono previsti 4 pozzetti di ispezione in questo tratto che stiamo facendo appunto l'intervento. L'attenzione mia è proprio alta, perché chiaramente è una criticità che abbiamo superato nel migliore dei modi, e chiaramente l'inquinamento ambientale è uno dei temi durante la mia campagna elettorale, proprio è stata l'attenzione è massima, e questa mia presenza più volte nel sito e questo sopralluogo che sto facendo assieme al nostro tecnico rappresenta appunto un'attenzione, come dicevo poco fa, per questo tipo di problematiche. Dunque, fin qui l'intervento del sindaco che segue da vicino, Rosario, questi lavori. Quanto è importante questo fatto, riparare insomma a quelli che sono gli effetti, esatto, dell'inquinamento ambientale? Questo fatto è importante. Il sindaco ha preso in mano questa situazione con determinazione e mi pare sul terreno della tutela ambientale sia molto determinato. E fa bene ad essere presente sia nella ricognizione sia nell'accertamento dei fatti per intervenire, non delegando nessuno, intervenendo in prima persona e affidando incarichi in questo senso. Quindi la tutela dell'ambiente, noi sappiamo benissimo che oggi uno degli elementi fondamentali per la rinascita dei territori. Quindi da questo punto di vista una concertazione con le realtà del territorio è estremamente importante, sia i demani, per quanto riguarda la competenza dei demani, sia gli altri enti locali, diventa fondamentale. Una collaborazione auspicabile, perché appunto questo inquinamento poteva portare ulteriori danni al mare, no? Che noi sappiamo è uno degli elementi preoccupanti. Certo. La necessità che abbiamo spiagge pulite e mare non inquinato per incrementare la presenza durante il periodo estivo. Cambiamo pagina e parliamo adesso invece di Covid, di sanità, perché di questi giorni l'attivazione nel nostro ospedale di un centro di vaccinazione per l'infanzia. È una buona notizia, anche questa perché è un'ottima notizia. È il primo centro vaccini che si apre nella zona, perché quello più importante è a Catania.
c'erano delle difficoltà oggettive da parte di tantissimi utenti che dovevano recarsi fino a Catania. È stata trovata l'occasione per stipulare una Alla luce della convenzione. situazione che stiamo vivendo, Esatto. ancora oggi perdurare con un certo dato degli aumenti dei contagi preoccupanti, soprattutto nelle scuole, è chiaro, è giusto che si sia fatto questo, e in questo senso anche l'ente locale lo abbiamo visto molto sensibile in questo Certo, senso. certamente sì. Tra l'altro, a fronte anche di un lieve aumento dei contagi, già siamo oltre i 400 positivi Che è nel un territorio numero di Giaro, un abbastanza numero alto. abbastanza alto. Dicevamo, è stato attivato questo centro vaccini. È un'iniziativa molto importante che trae spunto da una convenzione che è stata siglata dalla Federazione Italiana Pediatri con l'ASP di Catania. Abbiamo sentito il vice segretario provinciale della Federazione Pediatri, il dottor Di Forti, poi il sindaco di Giarre e il direttore del distretto sanitario di Giarre, Renato Racini. Sentiamo. Allora, questa iniziativa nasce innanzitutto per far sì che la vaccinazione pediatrica venga fatta nel distretto di Giarre. Perché non è giusto che gli utenti di questo comune, dei comuni limitrofi, debbano andare in altri posti per vaccinarsi, sia per una questione logistica, sia anche perché in questa sede noi stessi pediatri di famiglia vacciniamo i nostri pazienti. È un'iniziativa fortemente voluta dalla FIMP della provincia di Catania, che ha stilato un protocollo d'intesa con la dottore Lanza, del direttore dell'ASP di Catania, e devo dire che è stata subito recepita volentieri, con grande determinazione e collaborazione un po' da tutti i funzionari, dal dottore Tacidi, dalla dottoressa Mandolfo, che hanno fatto di tutto per far sì che questo diventasse una realtà. Facciamo il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio. Di pomeriggio proprio perché non ci sono gli adulti, anche creiamo più una situazione dedicata, una soluzione più adatta ai bambini. Poi chiaramente si vedrà. È importantissimo sia da sindaco, lo dico come autorità sanitaria locale, ma anche da medico di medicina generale, anche devo complimentarmi per questa bellissima iniziativa che è stata peraltro condivisa con i pediatri di libera scelta, il dottore Di Forti, che ringrazio per tutto l'amore che si dedica appunto per questa iniziativa, ma anche per i suoi pazienti, altrimenti non sarebbe qua. I medici, c'è la dottoressa Mandolfo che gestisce il centro vaccinale, possiamo chiedere pure alla dottoressa Mandolfo quali sono le figure che stanno già operando. Noi come pediatri, come medicina di base, abbiamo il dottore Regide Vango Alfio e il dottore Di Forti, che sono pediatri di libera scelta e hanno aderito a questa iniziativa. Loro un plauso per la loro disponibilità. Speriamo invece che altri pediatri mandino i loro bambini per le vaccinazioni, per incrementare appunto questo fondo vaccinale. Dal punto di vista organizzativo, noi abbiamo dei medici, io e il dottore Garozzo, che siamo all'interno dell'ASP, più dei medici interinali che ci aiutano per svolgere le vaccinazioni. Molto, molto importante per i bambini, per le famiglie, per la vicinanza che comunque la struttura sanitaria e anche, mi permetto di dire, il mondo politico sta prestando a questa vaccinazione. Noi ci auguriamo che sempre crescano di più il numero dei vaccinati e dei vaccinati conventi. Bellissima l'organizzazione, lodevole l'iniziativa, ottima la location, questi due ambulatori dedicati nelle ore pomeridiane che diciamo, mettono al riparo i bambini da eventuali altri incontri, quindi tutto veramente perfetto e tutto degno dell'importanza del momento. Dicevamo di una seduta agrodolce dove appunto c'era questo clima positivo. Unica annotazione è l'adesione da parte di Alfio Bonaventura in questo gruppo di cui faceva parte anche Antonio Camarda e lo stesso presidente del Consiglio Giovanni Barbagallo. Perché ha un suo significato questa cosa? Perché loro hanno detto in sede di Consiglio Comunale che daranno il loro supporto all'assessore Claudio Claudio Recidi. Raciti. La domanda è perché questa precisazione? Questa precisazione scandita in maniera plastica, no? Sembra quasi che sia il posizionamento di truppe in campo, Esatto, abbiamo questa sensazione. che ci sia E questo è così anche giustificato dal una fatto che il sorta di sindaco. solidarietà in più di cui ha bisogno Raciti per andare avanti. Esatto. E il sindaco, a quanto pare, non sarebbe stato informato di questa iniziativa, cioè il sindaco è entrato in aula e ha appreso
entrato in aula tra l'altro con qualche minuto di ritardo e ha preso dell'avvenuta. Io devo fare un appunto su questa cosa, sì. Mario, se mi consente. Prego. Dal punto di vista politico, non vorrei che questi passaggi, legittimi d'altronde perché non abbiamo un sistema dei partiti, abbiamo delle formazioni consiliari più che partiti, formazioni di lista, rappresentano degli elementi, degli strumenti di pressione nei confronti dell'amministrazione comunale, improprie, no? Perché naturalmente gli assessori hanno pari competenze, devono operare in una certa modo, in un principio e in un valore che significa soprattutto imparzialità nell'azione amministrativa. Quindi ecco, questo elemento bisogna vedere, questo passaggio, cosa rappresenta poi in itinere, no? In corso d'opera, in fieri, come sì, dire. Infatti da un lato il sindaco non ha dato molta enfasi a questa però era dall'altro giusto, è rimasto un po', era si è un po' risentito, soprattutto per il modo operandi. Era giusto che il sindaco fosse informato di questo passaggio, anche perché, come abbiamo visto, lui ha dato, quando è venuto nella trasmissione, un metodo di lavoro che era il metodo di coinvolgimento della maggioranza, e all'interno della maggioranza anche questi passaggi di casacca devono essere segnalati, secondo me, sul piano politico. Assolutamente. Dobbiamo dare anche consiglio che diamo anche. Certo, no? Certamente sì. Dobbiamo dare anche conto di una importante nomina che è stata formalizzata proprio ieri dal sindaco. Si tratta del rinnovo del nucleo di valutazione, sappiamo quanto sia importante. Tre avvocati. Si tratta di tre avvocati, tre professionisti già resi conosciuti, uno è Giuseppe Fiumanò, che è stato per lungo tempo coordinatore di Forza Italia a Giari, e poi abbiamo anche Sonia Limura, che ben conosciamo anche per le sue battaglie a Santa Maria della Strada quando c'è stata l'emergenza idrica, ed è stata candidata in una delle liste civiche che supportavano, sì, Cantarella. E infine l'avvocato Enzo Di Carlo, che si è invece occupato dell'aspetto legale per la presentazione delle liste, sempre durante la campagna elettorale. Infatti. Manuale Cencelli applicato? Beh, ci sono anche nei nuclei di valutazione, naturalmente tutte le maggioranze hanno fatto questo, tutte le amministrazioni comunali. Quindi nessuno hanno scandalo al sole. Allora. Non c'è nessuno scandalo, però l'importante, sì, di questo nucleo di valutazione, ma c'è questa equidistanza poi alla fine da parte. Ma questo è da capire, perché poi bisogna capire se il nucleo di valutazione, che rappresenta uno strumento di controllo delle performance politico-amministrative e dei dirigenti in particolar modo, svolga questo compito secondo quanto previsto, perché spesso diventano questi nuclei di valutazione una sorta di copertura. Dovrebbe un essere un organismo di garanzia sulla è carta, un mantello, no? Poi autorizzano, danno pareri sulle indennità, sui premi, sulla premialità. Quindi da questo punto di vista noi ci auguriamo che questo nucleo di valutazione riesca a garantire l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione. A proposito di imparzialità, poi sarà interessante assistere all'imparzialità dell'avvocato Limura, che ha avuto non pochi scontri con l'ingegnere Pina Leonardi durante l'emergenza idrica di Santa Maria della Strada, con parecchie occasioni di scontro, allora quando ci sono state dei veri e propri scontri. Caro Mario, sulle non competenze. È scandaloso che un'amministrazione scelga in base alla propria presenza politica, certo, uomini di fiducia, però è importante che invece il nucleo di valutazione rappresenti uno strumento positivo. Certo, insomma questa è una delle occasioni importanti perché il sindaco, come dire, possa posizionare i propri uomini. Peraltro il sindaco ha detto che con un successivo atto poi nominerà anche il presidente di questo organismo, per il momento non è dato sapere, sono stati nominati soltanto i tre componenti, uno dei tre sarà poi il presidente. Tre persone esperte comunque che possono dare sicuramente prova di un valido della contributo. Loro competenza. Certo, perché tu mi insegni, sarai sicuramente concorde con me, che le maggioranze bulgare alla fine non è che siano tanto positive. Poi hanno il rovescio della medaglia, perché si potrebbe pensare, lo dico tra virgolette, a una sorta di consociazione. Quindi a una specie di gestione consociativa del comune. Se invece è un riconoscimento della validità dell'azione amministrativa della giunta, che deve essere solida, forte, non deve soggiacere né a ricatti né al soddisfacimento di interessi personali, e allora è un fatto positivo. Certo. E sempre nella seduta scorsa del Consiglio Comunale, a margine della seduta, si è parlato
di un'attività ispettiva, c'è stata una specie di seconda puntata dell'attività ispettiva di qualche settimana fa, che aveva concentrato l'attenzione, almeno uno dei consiglieri che ha presentato un'interrogazione, aveva concentrato l'attenzione sulla gestione del centro polifunzionale di Via Calderai. Stiamo parlando questo dell'ex, ne abbiamo parlato, dell'ex pescheria. Avevamo già dato un cenno, avevamo già detto che c'era qualche dubbio, molti dubbi e perplessità sull'affidamento, sulle modalità di affidamento di questa struttura. Sì, perché non pensi? C'è un il consigliere Bonaventura ha spiegato che ci sono parecchie anomalie in questo affidamento, che è stato formalizzato dalla scorsa amministrazione. Nella fattispecie era stato l'assessore pro tempore Patrizio Lionti. Per carità, non c'è nessuna proibizione, non è proibito, anzi è auspicabile dare in gestione le strutture del comune, però dare la gestione di queste strutture a un'associazione senza un regolamento preciso, e con il fatto anche che l'associazione lucri su queste attività, mi sembra un elemento negativo. Qual è il vantaggio dell'amministrazione comunale in questo senso? Non c'è una gestione accomodato d'uso a titolo gratuito, a quanto pare. Non conosco nei dettagli l'accordo, questo bisognerebbe fare però chiarezza. Un fatto è certo, almeno per quello che è stato ricostruito dal consigliere Bonaventura, che poi a quanto pare questa vicenda pare che voglia essere approfondita anche dalla stessa amministrazione comunale, dallo stesso anche presidente del consiglio. Bisogna leggere già le carte, il cappello bisogna su questa leggere le carte. Vicenda, leggere le carte, e dalle carte si capisce che innanzitutto l'associazione che lo gestisce in buona sostanza ha un'attività di animazione, di registrazioni di video, e comunque attività di accademia che certamente però rappresenta l'attività proprio. Però bisogna dirlo con chiarezza, noi l'abbiamo sottolineato, ricordi Mario, nella trasmissione, che l'amministrazione comunale in qualsiasi momento, anche nella gestione in comodato d'uso, ha diritto a entrare nei locali, a visionare, a sorvegliare, a verificare. Va da sé che questa struttura, la sala Messina di Via Calderai, l'ex pescheria, per intenderci, è rimasta ad oggi l'unica struttura di riferimento per gli eventi culturali, per le manifestazioni. Dico, in questi anni non se ne sono fatti, per la verità. Per fortuna. Però altrimenti non avevamo nessuna struttura. Perché sappiamo, ricordiamo, la sala Romeo è inagibile ormai da qualche anno, non ci sono, a parte questa sala dell'ex pescheria, non ci sono attualmente luoghi preposti per lo svolgimento di questo tipo di attività. Seguiremo comunque questa vicenda, questa interrogazione, che a quanto pare promette importanti sviluppi. Oggi tra l'altro abbiamo approfondito sulla stampa questo tema, vedremo che cosa accadrà. Sappiamo che comunque sia l'amministrazione che la presidenza del consiglio intendono chiarire e approfondire bene questa vicenda, che comunque promette qualche vivace reazione. Io ho questa sensazione. Mi pare proprio di sì, perché gli elementi ci sono tutti. C'è il vantaggio di un'associazione e secondo me nessun beneficio da parte dell'amministrazione. Questo è quello che vediamo ad occhio nudo. Sembrerebbe questo. Diciamo col beneficio di inventario. Certamente sì. Un altro tema è l'emergenza abitativa. In questi giorni, l'abbiamo già detto anche nella scorsa puntata, ci sono stati degli incontri importanti con le case popolari di ACP di Catania, e sono venuti a rappresentare il fatto che il Comune di Giarre avrà la possibilità di fruire di un finanziamento di circa 4 milioni di euro derivanti dai fondi PNRR, e si tratta della riqualificazione degli alloggi popolari, tra l'altro attualmente inagibili, della zona di Rovettazzo. Sì. Però c'è stata un'ulteriore assemblea, un sit-in degli inquilini, che sono supportati dal sindacato, certo, di categoria, desiderano delle garanzie, capire delle garanzie, quali sono le prospettive, dove saranno destinati. Esatto, e soprattutto lo hanno fatto alla luce di un precedente, perché gli inquilini del palazzo che è stato per primo ad essere sgomberato, quello dove si è verificato di fatto il crollo del balcone, non sono andati in un albergo, non sono andati in una struttura riconosciuta, sono andati, lo ricordiamo, in un centro sociale, occupando un centro sociale con tutte le problematiche connesse. Le amministrazioni si devono fare carico. Quindi Cantarella si è ritrovato in buona sostanza queste famiglie, credo che siano quattro nuclei familiari, che sono quelli che sono stati per prima sgomberati. Allora, alla luce di questo episodio,
legittimamente gli altri inquilini vogliono capire il sindacato di categoria, il sindacato del SUNIE in questo caso chiede notizie, di certo. capire questa cosa. C'è, è stato fissato anche un appuntamento, un tavolo con il comune, credo che lunedì prossimo ci sarà un incontro al comune, non solo col sindaco ma anche con l'assessore al ramo Giusi Savoca, e sarà l'occasione insomma per cercare di capire, avere il quadro preciso di questa, magari in un prossimo incontro potremmo invitare l'assessore però proprio per sentire per capire su ancora, questi argomenti per capire dalla meglio. Sua viva voce, perché è giusto assolutamente che intanto l'amministrazione... A proposito di viva voce, sentiamo proprio che cosa hanno detto non solo gli inquilini, abbiamo sentito a margine di questa di questo sit-in che si è svolto l'altra mattina proprio nello spazio esterno, nell'area perimetrale esterna degli alloggi di Rovettazzo, ma abbiamo sentito anche il segretario provinciale Palazzolo del SUNIE di Catania e l'avvocato Elena Pulvirenti, che assiste i 24 nuclei familiari a livello locale. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. E noi vogliamo una risposta da parte dell'amministrazione comunale e da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania in merito a quale sarà la destinazione delle 24 famiglie, in quanto abbiamo visto la sorte delle le famiglie della palazzina C, quella in cui è crollato il muro, il balcone, e in cui ci sono problemi di staticità che sono stati accertati. Queste famiglie si trovano alloggiate ancora temporaneamente in via Bellinger, ad esclusione solamente della famiglia Tomacchio, solamente una famiglia, e con cui hanno trovato un alloggio. Ovviamente li seguiamo già dal novembre del 2020, quando purtroppo è crollato il pilastro della palazzina C. E li abbiamo seguiti da allora, li stiamo continuando a seguire perché riteniamo che sia importante la salute degli abitanti, la loro incolumità, ma riteniamo anche che sia importante garantire a queste 24 famiglie il diritto all'abitazione, che è un diritto sacrosanto. Quindi con questi incontri di cui ha parlato l'avvocato Pulvirenti noi chiediamo chiarezza. Sappiamo dell'approvazione del progetto, sappiamo che i lavori verranno eseguiti, però vogliamo capire meglio se saranno lavori che purtroppo comportano lo sgombero da parte delle famiglie perché saranno ristrutturazione integrale, ma vogliamo capire se invece sono lavori che prevedono un intervento da parte dell'esterno, dei pilastri, in modo tale da capire se le famiglie saranno costrette a lasciare le case. Bene, abbiamo sentito dunque quali sono le richieste, le legittime richieste dei residenti, degli inquilini che sono molto preoccupati. Loro chiedono in buona sostanza una prospettiva chiara circa il loro futuro durante l'espletamento del cantiere. Sì, mi pare che ci sono due livelli, un livello che è di competenza proprio del comune, che è nell'individuazione degli alloggi provvisori che devono occupare questi residenti, dall'altra parte capire se ci sono queste somme disponibili per pagare gli eventuali fitti. Sì, le somme dovrebbero esserci perché a quanto pare nel PNRR c'è un fondo che noi l'abbiamo detto, l'abbiamo già anticipato la volta scorsa, però non si conoscono i dettagli in quale, come vengono utilizzati questi fondi, qual è l'entità di questi fondi. Va bene il sindacato a chiedere chiarezza, è necessario trasparenza su questo, perché naturalmente si tratta di famiglia, la casa è un bene prezioso. Certo, quindi... tra l'altro siamo alla vigilia proprio dell'emissione del decreto da parte del Ministero, e quindi poi si metterà nero su bianco e a quel punto si dovrà poi accelerare il tutto per far partire i lavori, nella speranza che non finiscono come quelli di via Trieste, dove si sono bloccati, di cui ancora non si ha notizia. Pare che ci siano state anche delle frizioni fra amministrazione e IACP di Acireale relativamente alla richiesta avanzata dal comune di Giare di sapere quali sono gli intendimenti dell'IACP rispetto alla ripresa, all'eventuale ripresa del cantiere. Entriamo nell'ambito di una questione giudiziaria ormai. Assolutamente complicata. Quindi si deve attendere anche l'esito dei ricorsi. Giustamente. Siamo arrivati al termine di questa puntata, come avete notato, ricca, densa di varie questioni aperte, alcune anche scottanti. In premessa abbiamo parlato di problematiche ambientali, poi ci siamo soffermati sulla questione della
dell'affidamento della struttura polifunzionale di via Calderai, riflettori puntati anche sull'esito del Consiglio Comunale, che abbiamo detto è stato particolarmente in agrodolce, e poi il passaggio di un consigliere che ha rafforzato un gruppo consiliare e che in qualche modo sottende a qualche comunicazione politica. Non sarà l'ultimo, non probabilmente. Sarà. Esatto. E salutiamo, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Buonasera Mario, buonasera a tutti i telespettatori. Grazie per chi ci seguono con attenzione e interesse. E anche se possiamo raccogliere anche le segnalazioni e gli stimoli dei telespettatori, non sarebbe male. Certamente sì. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 20:45. Vi aspettiamo. Buona serata.